Il Dente di Balena. London. Fu ai primissimi tempi delle missioni nelle Figi che John Starhorst si presentò nel villaggio di Leva per annunciare la propria intenzione di portare il Vangelo in tutta V. Ora V significa grande terra, ed è la più grossa di un gruppo di molte isole, a parte un centinaio di altre piccolissime. Qua e là, sulle coste di queste isole, in condizioni di vita quanto mai precarie, erano sparsi in discreto numero missionari, mercanti, pescatori di oloturie e balenari disertori. Sotto le loro finestre si levava il fumo dei forni roventi e davanti alle loro porte sfilavano, trascinati ai festini, i corpi dei trucidati. Il lotù, ovvero il culto, faceva infatti lenti progressi a quel tempo, anzi spesso pareva addirittura regredire. Capi che si dichiaravano cristiani e come tali erano accolti tra i fedeli nelle cappelle, rivelavano di colpo la disarmante abitudine di ricadere nel vizio, pur di assaggiare la carne di qualche adorato nemico. Del resto, mangiare o essere mangiati era stata da sempre la legge del posto, e minacciava di restarlo ancora per molto. C'erano capi, come Tanoa, per esempio, o Tui veicoso, o Tui Chilachila, chila, che praticamente saranno mangiati centinaia di compaesani ineguagliabile tra questi ingordi eccelleva senz'altro Raundre Undre viveva a Chirache Raundre Undre e teneva pignolescamente il conteggio delle proprie imprese di mangione fuori della sua casa una fila di pietre stava a indicare i corpi divorati ebbene questa fila era lunga 230 passi e le sue pietre raggiungevano il numero di 872 e a ogni pietra, se detto, corrispondeva a un corpo. Orbene, quella fila di pietre avrebbe continuato a crescere in lunghezza, se la sfortuna non avesse voluto che Laundre Undre ricevesse una lancia nelle reni nel corso di una scaramuccia nella boscaglia di somo somo e venisse quindi servito alla tavola di Naungavuli, la cui fila di pietre arrivava al mediocre numero di quarantotto appena. E tuttavia... Ostinati, gli operosi e febbrili missionari, non rinunciavano alla loro missione. A volte disperavano, ma altre speravano di incontrare una qualche speciale manifestazione, un vero e proprio scoppio di entusiasmo pentecostale, per esempio, che avrebbe portato loro una bella messe di anime. Le cannibali figi, invece, rimanevano insensibili, fin quando la messe dei corpi umani era abbondante gli antropofagi dai capelli crespi riluttavano a mettere da parte le loro marmitte. Semmai a volte, quando la messa era più che abbondante, imbrogliavano i missionari facendo trapelare la notizia che il tal giorno ci sarebbero stati una strage e un banchetto. Immediatamente i missionari si precipitavano a riscattare le vite delle vittime designate con stecche di tabacco, braccia di calicò e libbre di perline, facendo fare in tal modo ottimi affari ai capi cannibali i quali contemporaneamente si liberavano delle eccedenze di carne viva. Nel caso poi, potevano sempre procurarsene altra. Fu pertanto in una simile congiuntura che John Starhurst ebbe a proclamare la propria intenzione di portare il Vangelo da una costa all'altra della grande terra, cominciando con lo spingersi tra i contrafforti alle sorgenti del fiume Reva. All'annuncio i catechisti indigeni piansero in silenzio. Dal canto loro i suoi due compagni missionari ce la misero tutta per cercare di dissuaderlo, mentre, per parte sua, il re di Reva lo mise in guardia. I montanari lo avrebbero sicuramente cai-cai-to. Kai, kai significava mangiare. E lui, il re di Reva, che apparteneva ormai a Lotu, si sarebbe venuto a trovare nella necessità di far guerra ai montanari, che poi non sarebbe mai riuscito a vincerli. Il re ne era perfettamente consapevole, come altrettanto consapevole era del fatto che quelli sarebbero calati giù dalla montagna fino al fiume e avrebbero saccheggiato il villaggio di Reva. E allora lui cosa avrebbe potuto fare? Insomma, se John Storhals si ostinava ad andare a farsi mangiare, vi sarebbe stata una guerra che sarebbe costata centinaia di vite. Più tardi, quello stesso giorno, una delegazione di capi reviani si presentò a John Starhurst, il quale paziente li ascoltò e sempre paziente replicò e discusse, ma non retrocesse di un millesimo di pollice dal suo proposito. Ai suoi compagni missionari spiegò poi di non avere la minima vocazione al martirio, ma semplicemente la certezza di aver ricevuto il compito di propagare il Vangelo per tutta vita le V. E che pertanto non faceva altro che obbedire alla volontà del Signore. Ai mercanti che andarono a protestare nel modo più energico di tutti, disse poi: Le vostre obiezioni non hanno il minimo valore, esse sono dettate unicamente dal timore del danno che può derivare ai vostri uffici. Voi mirate solo a far quattrini, io miro invece a salvare le anime. Bisogna salvare i pagani di questa terra ignorante. Non era un fanatico, John Starrhast. Lui per primo avrebbe respinto un'accusa del genere. Era soprattutto un uomo equilibrato e pratico, con la certezza che la propria missione si sarebbe risolta nel bene di tutti. Dentro di sé, egli si vedeva come colui che avrebbe fatto scoccare nelle anime di quei montanari la scintilla pentecostale e provocato un risveglio che dalle montagne sarebbe sceso giù a valle e avrebbe percorso per lungo e per largo la grande terra da un mare all'altro fino ai più sperduti isolotti. No, non c'erano lampi di follia nei suoi miti occhi grigi, ma solo calma determinazione e un'incrollabile fiducia nella potestà somma che lo guidava. Un uomo solo tuttavia incontrò che approvava il suo progetto, Ravatù, il quale in segreto lo incoraggiò e si offrì di prestargli le guide per arrivare sino ai primi rilievi pedemontani. Un tale comportamento da parte di Ravatou piacque non poco a John Starhast. Per essere un incorreggibile pagano, con un cuore nero come le sue pratiche, Ravatou cominciava ad emanar luce. Parlava persino di accostarsi allo Tu. Era vero che già tre anni prima aveva espresso una simile intenzione, e sarebbe entrato nella chiesa se John Starhast non avesse obiettato al fatto che voleva portarsi dietro anche le sue quattro mogli. D'accanto suo Ravatu aveva avuto da sempre i suoi bravi motivi etici ed economici per opporsi alla monogamia, cosicché la pedante obiezione del missionario lo aveva grandemente offeso e per provare il proprio senso della libertà e dell'onore aveva calato l'enorme mazza da guerra sul capo di Starhost. Il missionario se l'era cavata per un pelo, scansandosi e attanagliando il pagano in un abbraccio finché non erano arrivati aiuti. Ma ormai tutto questo era acqua passata. Ora Rabatou frequentava la chiesa non solo come pagano convertito, ma anche come poligamo convertito. Aspettava soltanto aveva confessato a Starhast la morte della moglie più anziana, che era molto malata. John Starhast risalì dunque, il lento reva, in una delle canoe di Rabatou. Questa lo avrebbe portato fin dove era possibile navigare. Dopodiché sarebbe tornata indietro. Lontano, eccelse nel cielo, si intravedevano le grandi montagne fumose che segnavano la spina dorsale della grande terra. Per tutto il giorno, John Starhust le contemplò con avida impazienza. Ogni tanto pregava in silenzio. A volte, alle sue preghiere, s'univa Narau, un catechista indigeno che apparteneva allo da sette anni, cioè. Dal giorno in cui era stato salvato dal forno rovente da padre James Ellery Brown, con la modica spesa di cento stecche di tabacco, due coperte di cotone e una grossa boccetta di antidolorifico. All'ultimo momento, dopo venti ore di suppliche e preghiere solitarie, alle orecchie di Narau era giunto l'invito a unirsi a John Star Hust nella sua missione tra le montagne. Master, voglio venire con te, aveva annunciato. E John Starrhast lo aveva salutato con misurata contentezza. Era proprio vero che il Signore era con lui se riusciva a spronare una creatura tanto demoralizzata come Narau. Sono assolutamente privo di spirito, spiegò poi Narau il primo giorno a bordo della canoa. Sono la più debole creatura del Signore. Devi aver fede, una fede più forte, lo rimproverò il missionario. Un'altra canoa risalì il Reva quel giorno. Tenendosi tuttavia a un'ora di viaggio di distanza, a poppa, e badando a non farsi scorgere. Anch'essa apparteneva a Ravatù, e a bordo c'era Erirola, cugino di primo grado e scagnozzo fidato di Ravatù. Nel cestino che costruì stringeva in mano c'era un dente di balena. Anche questo dente era di proprietà di Ravatù. Nelle Figi, bisogna sapere. Quando un dente del genere passa di mano, di solito succede qualcosa. Perché è questo il pregio del dente di balena chiunque lo accetta non può poi respingere la richiesta che al dono s'accompagna o segue e la richiesta può riguardare di tutto da una vita umana a un'alleanza fra tribù e nessun figiano è talmente privo d'onore da non soddisfare la richiesta una volta che abbia accettato il dente certo può capitare che a volte indugi o rinvii ma in tal caso le conseguenze sono quanto mai incresciose alla fine del secondo giorno di viaggio, John Sarhast si fermò nel villaggio di un capo di nome Mongondro, a monte del Reva. Contava di proseguire a piedi, accompagnato da Narau la mattina dopo, verso le fumose montagne, che ora in vicinanza erano verdi e vellutate. Mongondro era un piccolo capo, vecchio, di buon carattere e modi gentili, miope e affetto da elefantiasi, non più incline agli scompigli della guerra. Accolse il missionario con ospitale entusiasmo, lo fece accomodare alla propria tavola e persino affrontò con lui argomenti religiosi. Per natura era avido di sapere, Mongondro, e fece dunque la felicità di John Starhust, chiedendogli di spiegargli l'inizio e il motivo delle cose. E quando il missionario ebbe completato la sua sommaria spiegazione della creazione secondo la Genesi, notò che il vecchio capo era rimasto profondamente impressionato. Continuò infatti a fumare per un po' in silenzio, quindi si tolse la pipa di bocca e scosse il capo con aria rincresciuta. Non è possibile, dichiarò alla fine. Io, Montro, da la giovane, lavoravo bene di ascia, eppure mi ci vollero tre mesi per fabbricare una canoa. Una piccola, piccolissima canoa, e tu vieni a dirmi che tutta questa terra e quest'acqua furono fatte da un solo uomo. No, signore, furono create da un solo Dio, lo interruppe il missionario. È la stessa cosa, proseguì Mongondro. Tutta la terra e tutta l'acqua, gli alberi, i pesci e la boscaglia, e le montagne, il sole, la luna e le stelle, furono fatte in sei giorni. No, no, io ti dico che da giovane ero bravo e abile, eppure mi ci vollero tre mesi interi per fabbricarmi una piccola canoa. Una storia buona a impressionare i bambini, ma nessun uomo adulto può crederci. «Io sono un uomo adulto», fece notare il missionario. «Certo, sei un uomo adulto. Ma non è dato al mio piccolo comprendonio di sapere in che cosa credi. Te lo dico io. Credo che tutto, ogni cosa, fu creato in sei giorni». «Questo lo dici tu, solo tu», mormorò in tono tranquillissimo il vecchio cannibale. Solo quando John Hasten e Nerao furono andati a letto e Rirola si intrufolò in casa di Mongondro e dopo un diplomatico discorso gli porse il dente di balena. Il vecchio capo lo tenne a lungo in mano. Era un bel dente, bellissimo, e lui lo desiderava molto. Intuiva però anche la richiesta che l'avrebbe accompagnato. No, no, i denti di balena erano belli e a lui piacevano molto. Tuttavia lo restituì a Rirola con molte scuse. Alle prime luci dell'alba, John Starchast si s'avviò per il sentiero nella boscaglia, a piedi, coi suoi stivaloni di cuoio, seguito dal fedele Narau e preceduto da una guida nuda prestatagli da Mongondro perché gli mostrasse la strada fino al villaggio successivo, al quale giunsero entro mezzogiorno. Da lì una nuova guida indicò la strada per proseguire. A un miglio di distanza gli arrancava dietro e Rirola, col dente di balena nel testino appeso alla spalla. Per altri due giorni ancora tenne dietro al missionario, offrendo il dente di balena ai capi dei villaggi, che però uno dopo l'altro lo rifiutarono. L'offerta di quel dente seguiva così dappresso la comparsa del missionario che quelli intuivano la richiesta che sarebbe stata fatta e dunque non volevano saperne. Quando il missionario prese a inoltrarsi tra le montagne, Elirola imboccò un sentiero segreto e, precedendolo, Raggiunse la roccaforte del bulì di Catoca. Ora il bulì non sapeva dell'arrivo imminente di John Starhast. In più il dente era bello, un esemplare straordinario, d'un colore di tipo rarissimo. In più ancora venne offerto pubblicamente. Seduto sulla sua scuoia migliore, circondato dai suoi dignitari, con tre indaffarati cacciamosche alle spalle, il bulì di Catoca si degnò dunque di accettare, dalle mani del proprio ciambellano, il dente di balena inviatogli in dono da Ravadù e portato fino a lì tra le montagne dal cugino di questi, Erirola. Subito un applauso seguì all'accettazione del dono. Dignitari, ciambellani e cacciamosche, tutti gridarono in coro «Ah, vai, vai, vai! A tabù alle vu! Vai, vai! Amudua, amudua, amudua! Amudua, amudua, amudua!» Presto arriverà un uomo, un uomo bianco, esordì allora Rirola al momento opportuno. Un missionario, e arriverà oggi. Rabatù ne accetterebbe con gioia gli stivali. Desidera regalarli al suo buon amico Mongondro, e l'intenzione sua è di inviarglieli con i relativi piedi dentro, perché Mongondro è ormai vecchio e non ha più buoni denti. Accertati, o Oburi, che i piedi siano dentro gli stivali. Quanto al resto del missionario, può restare qui. La gioia di possedere il dente di Balena svanì subito dagli occhi del Bulì, il quale si guardò intorno con incertezza. Ma aveva già accettato il dente. Una cosa da poco come un missionario non ha importanza, incitò allora Erirola. No, una cosa da poco come un missionario non ha importanza, rispose il Bulì, ripresosi. Mongondro avrà gli stivali. Andate dunque, voi, giovanotti, tre o quattro di voi, andate incontro al missionario. E badate di non tornare senza gli stivali. Troppo tardi, esclamò Erirola. Ascolta, sta arrivando. Sbucato fuori dalla boscaglia, con Naravo alle calcagna, John Starhast in quel momento avanzò sulla scena. I famosi stivali, riempiti d'acqua nel quadro del ruscello, Sprizzavano sottilissimi getti d'acqua ad ogni passo. Il missionario si guardò intorno con occhi luccicanti e, sorretto com'era da una fiducia incrollabile, non sfiorato dal dubbio e ancor meno dal timore, esultò allo spettacolo che gli si presentò. Sapeva d'essere il primo bianco che dagli inizi dei tempi metteva piede nella roccaforte montana di Catoca. Le case d'erba erano abbarbicate al fianco scosceso della montagna o strapiombavano sul turbinoso leva. Dall'una e dall'altra parte s'apriva un minaccioso precipizio. In quella stretta gola dovevano penetrare al massimo tre ore di luce del sole al giorno. Niente palme da cocco e niente banani si scorgevano in quella pur fitta vegetazione tropicale che avvolgeva tutto pendendo in aerei festoni dai precipiti bordi dei dirupi e arrampicandosi rigogliosa in tutte le sporgenze e penetrando in ogni recesso. All'estremità della forra il reva si precipitava giù d'un sol balzo per ottocento piedi e l'atmosfera tutta di quella fortezza di roccia pulsava al ritmico boato della cascata. Dalla casa del bulì, John Starhust vide ora venir fuori il bulì con il suo seguito. Ti porto buone notizie, fu il saluto del missionario. Chi ti manda? replicò il Bulì, tranquillo. Dio. È un nome nuovo, a Avitilevù, schernì il Bulì. Di quale isola, o villaggio, o valico sarà mai il capo? È il capo di tutte le isole, e villaggi e valichi, rispose John Starhasty in tono solenne. È il Signore del cielo e della terra, e io sono venuto a portarti la sua parola. Manda denti di balena. Quell'insolente domanda. No, ma più preziosa dei denti di balena è la. Usa tra capi, inviarsi i denti di balena, lo interruppe il Bulì. O il tuo capo è uno spilorcio, o tu sei uno sciocco a inoltrarti tra le montagne a mani vuote. Guarda, ti ha preceduto qualcuno più generoso di te. Così dicendo, il Bulì mostrò il dente di balena che aveva ricevuto da Erirola. Narao mandò un gemito. Il dente di balena di Rabatou, disse in un bisbiglio a Starhast. Lo conosco bene. Siamo finiti. Grazioso, osservò il missionario, carezzandosi la lunga barba e sistemandosi gli occhiali. Rabatou ci ha organizzato una buona accoglienza, ma Narau mandò un altro gemito e indietreggiò, allontanandosi dalle calcagna, dietro le quali si era tenuto finora con tanta fedeltà. Rabatou entrerà presto nello tu, spiegò Starhast. E io sono venuto a portare il Lotù anche a te. Il tuo Lotù non mi interessa, rispose fiero il Bulì. E ho in mente che ti si dia di mazza oggi stesso. E col capo il Bulì fece cenno a uno dei suoi grossi montanari, il quale avanzò brandendo una mazza. Narau si tuffò nella casa più vicina, cercando riparo tra le donne e le stuoie, mentre John Sarcast scansava la mazza con un balzo. E di scatto passava un braccio intorno al collo del suo carnefice, bloccandolo in una ferrea cravatta. Acquistato tale vantaggio, passò a discutere. Era in ballo la sua vita e lo sapeva, ma non era né emozionato né spaventato. Faresti male a uccidermi, disse al montanaro. Io non ti ho fatto nessun torto, né l'ho fatto al bulì. E si teneva così ben stretto al collo del montanaro che gli altri non osavano colpire con le mazze. Continuò quindi a tenervisi stretto e a difendersi la vita obiettando a quelli che invocavano la sua morte. Mi chiamo John St. Hust», proclamò, senza perdere la calma né mollare la stretta. E lavoro alle Figi da tre anni. Lo faccio senza scopo di profitto. Sono venuto tra voi per portare il bene. Perché uno dovrebbe uccidermi? Uccidermi non porterebbe profitto a nessuno. Ibulì diede un'occhiata al dente di balena. L'incarico affidatogli era ben pagato. Il missionario intanto era circondato da una massa di selvaggi nudi, che si davano tutti da fare cercando di colpirlo. Poi si levò il canto di morte, che è il canto del forno, e le sue rimostranze non fu più possibile udirle. E tuttavia si contorceva e aggrappava il corpo del suo carnefice con tanta abilità che il colpo mortale non poteva essere inferto. E l'irola sorrideva e il bulì più si infuriava. Basta! gridò a un certo punto. Bella storia da far sapere giù sulla costa. Dodici di voi è un missionario solo e disarmato, debole come una femmina, e vi supera tutte dodici. Aspetta, o oh bulì, gridò John Starhust in mezzo al parapiglia, e supererò anche te. Perché le mie armi sono la verità e il bene, ai quali nessun uomo può resistere. E allora vieni, vieni qui da me, rispose il bulì, perché la mia arma è solo una misera mazza che, come dici, non ti resiste. Il gruppo si disperse e John Starhurst si trovò solo davanti al bulì che se ne stava appoggiato a un'enorme e nodosa mazza da guerra. Vieni, missionario, vieni a superarmi, sfidò il bulì. Vengo, sì, e ti supererò, rispose John Starhurst pulendosi prima gli occhiali e sistemandosi di bene sul naso, e poi prendendo ad avanzare. Il bulì levò in aria la mazza ed attese. In primo luogo, la mia morte non ti porterà nessun profitto, fu l'esordio del missionario. Lascio la risposta alla mia mazza, fu la risposta del bulì. E a ogni argomento oppose la stessa risposta, senza perdere intanto di vista neppure un attimo il missionario. Per prevenire quell'abile balzo in avanti al di sotto della traiettoria della mazza. Allora, e fu la prima volta, John Starkhurst capì che la sua morte era prossima. Non tentò nessun balzo, rimase lì a capo nudo, al sole e pregò ad alta voce: Misteriosa figura dell'inesorabile uomo bianco che con bibbia, fucile o bottiglia di rum ha affrontato lo stupido selvaggio in tutte le sue roccaforti e altrettanto stava facendo John Star Hast nella fortezza tra le rocce del bulì di Catoca. «Perdona loro, perché non sanno quel che fanno», pregò. «O oh Signore, abbi pietà e commiserazione delle figi. O oh Geova, ascoltaci per amor di lui, tuo figlio, attraverso il quale concedesti a tutti gli uomini di divenire anch'essi tuoi figli. Da te veniamo, e nostra convinzione e intenzione...» È che a te si ritorni. La terra è buia, o oh signore, la terra è buia, ma tu hai la forza di salvare. Allunga la mano, oh signore, e salva le Figi, le povere cannibali Figi. Il Bulì si spazientì. Ora ti darò io la risposta, mormorò, calando la mazza che stringeva con ambedue le mani. Narao, nascosto tra le donne e le stuoie, udì il tonfo della mazzata. E tremò. Poi si levò il canto di morte e lui capì che il corpo del suo amato missionario veniva trascinato al forno. Intanto, udì le parole: Piano, trascinatemi piano. Io sono il campione della mia terra. Siano rese grazie. Siano rese grazie. Siano rese grazie. Poi, nel chiasso, si levò una voce. Chiese: Dove è andato il coraggioso? Cento voci ruggirono alla risposta. Al forno, per essere cucinato. Dove è andato il codardo? chiese la voce. A riferire, ruggirono in risposta le cento voci. A riferire, a riferire. Naraou gemè con l'angustia nell'animo. Le parole del vecchio canto erano vere. Il codardo era lui. E non gli restava altro da fare che andare a riferire, appunto. Fine.